Una bellissima giornata di sole ha accompagnato il primo round dei trofei Wheel Up Moto Estate, che ripartono dal Franciacorta per poi tornarvi il 25 settembre con la gara conclusiva della stagione 2016. A corollario delle fittissime gare, il paddock ha attirato molto pubblico, che ha potuto trascorrere una giornata tra esibizioni, tornei di tennis tavolo e uno spazio riservato ai bambini affollato fin dall'apertura dei cancelli. Una delle novità dei trofei Wheel Up Moto Estate è infatti l'attenzione alle famiglie, e quindi ai più piccoli, che spesso preferiscono il gioco alle tribune. Tanti anche i bambini che hanno approfittato della possibilità di partecipare a un mini corso gratuito di educazione stradale in sella ad una delle moto sotto la supervisione dei tecnici del Dipartimento di Educazione Stradale della FMI. Intorno alle 13 si è potuto assistere alla parata di moto storiche e moderne, aperte dalle mitiche All Superbike, che hanno segnato l'epoca di questa categoria, tra cui la celeberrima RC30, con la quale Fred Merkel vince il mondiale Superbike nel 1889 con il team di Oscar Rooney, presente anche lui alla parata. Alla sfilata dei bolidi del passato hanno potuto partecipare tutti gli appassionati delle due ruote, che sono arrivati al Franciacorta in moto, autonomamente o con i loro motoclub, ai quali è stata riservata un'apposita area nel paddock. In coda alla parata anche lo show delle auto del Team Calibra, che sabato prossimo disputeranno il rally 1000 miglia, tra cui la storica Peugeot 306 Kit guidata da Andrea Liberini, vettura icona della casa francese nei rally. Le competizioni hanno avuto inizio alle ore 11.30. Prima di alcune partenze, gli allievi della scuola di danza On Stage di Brescia si sono esibiti sulla pit lane, con coreografie di junior hip hop, modern dance e zumba, replicate anche ai podi durante le premiazioni. Combattute e avvincenti sono state tutte le gare della giornata. Nella mini open, Davide Suardi ha preso subito il largo, tenendo a distanza il giovane Rainieri, che incalzava la prima posizione. Terza piazza per Bernoni, che ha avuto la meglio dopo una bella lotta con Barbiani, poi scivolato. Al via di questa gara anche due ragazze, Elena Barolo e Marzia Puncini, alla sua prima gara della carriera, che si sono piazzate sesta e nona. Nella naked, grande successo di Nicola Ruggero, bravo a lottare con Rudy Gaggiolo e poi nel finale allungare e andare a vincere indisturbato. Terza posizione per Zattara, che ha messo la posizione al sicuro sino dalle prime battute. Quarta piazza infine e primo over 45 per Walter Bruno. Spettacolare invece la gara della 600 moto estate con la lotta tra il triestino Emily e il bresciano Brignoli, poi finiti nell'ordine dopo una bagarre durata fino alla bandiera a scacchi. Emily ha sfruttato al meglio la sua onda, piegando il padrone di casa dopo aver rimontato ad una non perfetta partenza. Podio completato da Steven Bressan, che si classifica terzo. Nella 1000 moto estate, Emanuele Russo è stato bravo a prendere vantaggio fin dal via e piegare la resistenza di Stefano Togni, secondo, e di Lorenzo Renaudo, terzo all'esordio nella 1000 e subito a podio. Tra le 1000 moto di serie invece affermazione per Giampaolo Cristini, che ha preceduto Furio Rigamonti e Oscar Tavella in terza posizione. Fuori invece Nicola Nasato, mentre si giocava la vittoria contro Giampaolo Cristini. Giorgio Pesana ha messo subito tutti d'accordo nella 600 moto di serie. Il comasco ha battuto al termine di una gara perfetta il rientrante Lorenzo Taggio e Andrea Carniglia, che dopo il titolo nella Race Attack 1000 è passato di categoria. Il migliore della categoria Challenge invece è stato il debuttante Michele Filippi, primo della sua categoria. Nella Race Attack 600 invece doppia affermazione per Tarquini, che ha battuto dopo due splendide manche Luca Maggio, due volte secondo in volata, e Stefano Mazzilli in terza posizione. Roberto Carinelli infine, ultima gara della giornata, ha vinto al debutto nella Race Attack 1000. Due vittorie nitide e spettacolari e punteggio pieno. Alle sue spalle invece Giuseppe Cucinella in seconda posizione e Mattia Puttini che completa il podio. Prossimo appuntamento il 12 giugno all'autodromo Riccardo Paletti di Varano de Melegari per il secondo round dei trofei Wheel Up Moto Estate 2016. Vi aspettiamo!